Rivive a largo Palizza il fascino del banchetto rinascimentale della Panarda, giunto quest'anno alla 13ª edizione. 20 portate per omaggiare il ventennale della giostra cavalleresca di Sulmona, un menù ricco e complesso con la gastronomia abruzzese che scende in campo con tutte le sue specialità. Andiamo a raccogliere l'impressione dei commensali di questa lunghissima tavola. Signore, allora come ha mangiato questa sera? Ho mangiato tanto bene, c'è tanta roba per mangiare per bene. Molto bene. Ah, mi piace perché la prima volta è visto. Mi amici, no, anche la cucina è molto buona, è veramente la cucina dell'Abruzzo. Il piatto che più vi è piaciuto qual è stato? Oh, per me io devo dire i formaggi, quando mi piacciono i formaggi dell'Abruzzo, però anche questo d'imballo, molto buono, veramente, sì. Patate! Sì, io abruzzese, la patata è bene. Viva l'Abruzzo allora! Sì. Sì, mi piace tanto. Cucucci le patate, è stata molto buona. Molto apprezzato, molto bello anche la serata, sì, molto bello. Non manca in questa Panarda l'antica figura del controllore. Come ci si sente in queste vesti, Alessandro Lucci? Ma arrabbiati, sicuramente molto arrabbiati perché... E lei ha questo atteggiamento verso tutti i commensali? Assolutamente, commensali inglesi, spagnoli, de Bari, di Milano, una giostra veramente internazionale. Si capisce che siamo in un gioco e siamo molto arrabbiati quando andiamo a dire mangiati pure l'insalata, non solamente la ciccia. E si capisce che è un gioco. Cosa si intuisce in questo caso? Che se vogliamo essere arrabbiati, se vogliamo far capire le cose alle persone, basta essere dentro un gioco e tutto quanto diventa meraviglia. Sì, una grande serata, un ringraziamento al sestiere, al capitano Nicola Palilli per aver avuto la tenacia di mantenere questa bellissima tradizione importante che ha richiamato nella città molti turisti, anche stranieri. Sono contento oggi perché c'è la presenza del sindaco di Burgaso, nel quale mi aveva promesso di essere qui per la giostra europea, ha mantenuto il suo impegno e la sua promessa e quindi ho avuto modo di poter mostrare tra le attività dei borghi e sestieri in questa serata l'attività della Panarda, che è una delle tradizioni che vengono mantenute nella nostra città e che è difficile organizzare, quindi apprezzo lo sforzo fatto dai dirigenti, ma da tutti gli iscritti e da tutti i volontari e quindi grazie per questa manifestazione. Sindaco, un gemellaggio consolidato, la buona cucina abruzzese com'è? In Germany, my special food. Il sindaco dice in sostanza che è un amante della cucina ovviamente italiana in genere, ma è chiaro che quella abruzzese ha per lui una particolare attrazione. E oltre a questo si trova benissimo qui a Sulmona con gli amici ovviamente che ha conosciuto negli anni, che seguita a conoscere, e soprattutto poi ritiene che il discorso della giostra, che nasce da un qualcosa di passato, del passato come rievocazione storica eccetera, ha in effetti molto da dare ancora nel futuro, perché può trasportare in sé un messaggio di pace non solo chiaramente in Italia ma in Europa, data l'importanza di questo evento che oggi si va a celebrare. United Europe for the future. I commensali hanno fatto i complimenti per la bontà dei piatti e devo dire che sta uscendo veramente una bella Panarda.